sarà che nel PDL poi così tanto saggi non si considerano. Dopo il no espresso da Angelo Rizziello a far parte del comitato dei saggi, istituito dal partito per aprire il dibattito sul candidato sindaco di Brindisi, arriva anche il no di Mario Criscuolo. E insomma, restano solo in tre: Pierino Santoro, coordinatore cittadino del PDL, Maurizio Friolo, vice coordinatore provinciale, e Piero Iurlaro, consigliere regionale. Il comitato però continuerà ad esistere e a lavorare, lo conferma il coordinatore provinciale del PDL, Luigi Vitali, lui che si dice stupito della scelta fatta oggi da Criscuolo. Mi cadono le braccia, ma non per questo ci fermiamo nel nostro lavoro. Prendo atto che alcuni amici preferiscono parlare sulla stampa piuttosto che nelle sedi di partito. Peggio per loro, perché noi procediamo sulla nostra strada. Insomma, peraltro non è una strada che ho indicato io, è una strada largamente condivisa. Chi ha delle alternative da proporre le deve fare all'interno del partito. Vitali precisa che il comitato non avrà funzione decisionale, ma solo quella di fare il punto della situazione e di incontrare gli ipotetici alleati. A questo punto c'è da chiedersi quanti nel partito realmente legittimano questo organismo, al quale può essere contestato il fatto che due degli esponenti non conoscono bene la realtà del capoluogo, vecchia questione nel PDL. Ma Vitali risponde così. Pensavo di aver dato, diciamo così, conto di tutta diciamo così, la presenza di tutte le specificità del partito. Non mi sembra che questa eccezione, se qualcuno dovesse farla, possa avere valenza e possa essere pertinente. Per le primarie invece sembrerebbe ci sia un passo indietro, anche quelle di partito si possono ora fare, sempre che non sia, dice l'onorevole Azzurro, l'imposizione di qualcuno. Non c'è nessuna delegittimazione, c'è una dialettica, peraltro siamo in campagna elettorale anche congressuale, quindi ci faremo il nostro bravo congresso provinciale e lì si decide la linea del partito. Noi non abbiamo escluso le primarie nella maniera più assoluta, che all'interno del partito vi sono disponibilità e sensibilità per le quali non si riesce a sintetizzare un'unica candidatura. Noi non l'abbiamo esclusa, ma non ce le facciamo certamente imporre da nessuno.